Quando io dico che Allegri fa comodo a tutti, fa comodo anche a questi qua, perché oggi se non c'era Massimiliano Allegri sulla panchina, c'era pure Montero, chi mette, c'era un altro allenatore. La tifoseria avrebbe aperto gli occhi e avrebbe condannato questo gesto. Io voglio vedere in quanti sui social condanneranno questa foto qua. Io credo in pochi, perché noi ci concentriamo solamente a buttare critiche sull'allenatore. Che ripeto, io non so cosa aspettano ancora a mandarlo via, ma che lui si dimette, ma che sta là ancora a prendersi tutti questi insulti, ma chi glielo fa fare? Ma oggi la tifoseria è talmente accecata nell'insultare Allegri che non vede questo schifo qua. Questo schifo qua, ecco perché io dico, l'allenatore via, responsabilizza di più anche questi qua, perché oggi questi infami, che così bisogna chiamarli, si sentono tutelati, stando la stampa, la tifoseria, il tifoso. Se la sconta solo con Allegri e di questo che vedono fanno finta di non guardare perché dicono che anche queste scene è colpa di Allegri se i giocatori arrivano. Quindi Allegri è il parafulmine di tutto sto schifo che stiamo vedendo in queste partite. Ricordatelo e ve lo ripeto e ve lo ripeto e ve lo riconfermo. Allegri andrà via, ma finché noi continueremo a giocare con questi indegni non cambierà nulla. Non cambierà nulla. Quindi, oltre ad Allegri, mezza squadra deve sparire. Oggi, chi ha fatto oggi? Mi spiace per Rabiot che lo facevo uno dei pochi seri. Se vedete che anche lui si è rotto i coglioni, anche questa a fine stagione, lui e altri 5-6, valigie e via. Se vogliamo vincere, poi se vogliamo giocare, allora diciamo che sta squadra è forte, lasciamola così, cambiamo solo l'allenatore e poi l'anno prossimo troviamo altre scuse perché non si vince, ok? Ok.